le scuse di Alessia Marcuzzi alla Enger non sono arrivate, il marito di Eva attacca gli autori L'Isola dei Famosi. Le attese scuse per la sfuriata nevrotica in diretta di Alessia Marcuzzi verso Eva Enger non sono arrivate, su Instagram Massimiliano Caroletti ha ironizzato sulla produzione. Alessia Marcuzzi, dopo la sfuriata ad Eva Enger, è stata criticata aspramente sui social, e perfino dai colleghi, per la puntata di ieri sera ha deciso di mettere in atto il comportamento migliore, quello della vaga. La conduttrice si era scagliata letteralmente contro Eva sottolineando che trovava inaccettabile il suo comportamento da moralista visto che lei non lo aveva fatto nei suoi confronti per il suo passato da attrice hard. Dinanzi ad una domanda della Jalappas, roteando la testa e simulando le movenze di un pupazzo meccanico sventrato, Alessia ha deciso di smantellare ogni probabile ritorno al Canna Gate virando verso la beffa. Eh sì, ho sbroccato. Stasera ho bevuto tutto, vodka, mosco mule, vino e pure aranciata. State attenti che se mi arrabbio, ha affermato ironizzando sulle voci che la vedevano alticcia la scorsa settimana, una pessima figura a cui non ha voluto mettere minimamente una pezza, forse delle timide scuse per l'esaurimento nervoso in diretta non sarebbero state un errore. Probabilmente gli autori, sazi della rilevanza ottenuta, hanno optato per la cacciara, la tarantella e un cocco rubato una noia. L'attacco di Caroletti agli autori del reality Il marito di Eva, Massimiliano Caroletti, ha postato la foto della copertina di un libro, Il manuale della buona educazione, commentando in modo ironico, l'autore televisivo è colui che grazie ai suoi consigli regala o toglie successo ad un conduttore, è anche solitamente una persona molto colta, non veil. Per tutti che ha letto molto nella vita, a questo genio voglio consigliare un libro che deve essergli sfuggito. Molti internauti si sono accorti che, durante la diretta dell'Isola, Eva Enger è stata inquadrata mezza volta, e c'è chi grida l'immensa falsità del programma, interessato solamente ai soldi del televoto. Inutile dire che la mancata menzione all'audio ripulito di Francesco Monte, durante l'accusa originaria di Eva Enger, non ha visto gli spettatori d'accordo, la ex star, ha detto. La verità, sbagliando clamorosamente i tempi, Alessia Marcuzzi l'ha aggredita, non l'ha lasciata parlare e la settimana dopo ha preferito silenziare l'accaduto nel suo vestito da giullare.